da un lato un adeguato rilancio dell'attività edilizia, dall'altro una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica. Sono questi gli obiettivi del piano casa, voluto dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e che venerdì sarà trasformato in un decreto legge. Il governo punta a movimentare tra i 50 e i 60 miliardi di euro, semplificando le norme che permettono interventi di carattere edilizio. Ma vediamo quali sono le novità più significative. Cominciamo dalla rottamazione dei vecchi edifici. Tutti i palazzi costruiti prima del 1989, quindi vecchi di appena 20 anni, potranno essere demoliti e successivamente ricostruiti, con una cubatura maggiore del 30%. Prendiamo una palazzina di 4 piani con una superficie per piano di 400 metri quadrati e soffitti alti 3 metri. Se demolita e ricostruita, calcolando il 30% sulla cubatura totale, che semplificando molto i calcoli di circa 4.800 metri cubi, porterà un bonus di circa 1.500 metri cubi, quindi in buona sostanza un piano in più. La percentuale dell'incentivo sui volumi sale poi al 35% se nella ricostruzione si ricorre a tecniche di bioedilizia o risparmio energetico. Il piano casa prevede anche la possibilità di ricostruire in aree diverse da quelle originarie, ma sulle vecchie non si potrà più costruire, diventeranno aree verdi. Che vantaggio invece per chi non vuole demolire il vecchio o semplicemente non ha la possibilità economica di ricostruire? Il pacchetto prevede la possibilità di ampliamento di abitazioni private nei limiti del 20% dei volumi esistenti. Restando sull'esempio fatto in precedenza, parliamo di circa 240 metri cubi, giusto una veranda o una stanza in più. L'incentivo vale anche per capannoni o edifici non residenziali e naturalmente anche per gli appartamenti in condominio, previo però il via libera da parte degli altri condomini, anche se questa appare una fattispecie piuttosto complicata. Infatti potrebbe non essere materialmente o giuridicamente possibile realizzare una stanza in più per via della contiguità con un altro edificio. Il piano prevede comunque la possibilità di costruire un corpo edilizio separato, purché accessorio, e sempre entro il 20%. Può essere il caso di un garage o di una dépendance. Ma come funzionerà? Bisognerà presentare dei progetti? Chi dovrà approvarli? Cominciamo col dire che sarà vietata qualunque iniziativa sugli edifici abusivi, costruiti su aree demaniali o destinati a usi pubblici. Per tutto il resto il permesso a costruire sarà sostituito da una dichiarazione giurata del progettista sulla conformità urbanistica e sanitaria dell'opera. Entro il 20% del volume di fabbricato, comprese le opere interrate, non servirà alcuna dichiarazione o certificazione. Sarà invece necessaria un'autorizzazione in sanatoria, anche a posteriori, nel caso di aree vincolate, purché naturalmente l'intervento non abbia recato danni, e comunque non sarà più vincolante il parere della soprintendenza. Linea dura invece sugli ampliamenti volumetrici su beni paesaggistici oltre i limiti e senza autorizzazione. Il pacchetto prevede anche sostanziosi sgravi fiscali. Il contributo di costruzione si riduce del 20% e fino al 60% se parliamo di prima casa, del richiedente o di un parente stretto. Nella rottamazione dei vecchi edifici sono previsti sgravi fino all'80% del versamento per la parte ampliata, del 20% per la parte ricostruita ed è comunque ridotto del 50% in caso di prima abitazione. Ulteriori sgravi sono previsti in caso di tecniche di bioedilizia. Per usufruire di uno qualsiasi di questi bonus occorre presentare un'istanza entro il 31 dicembre del 2010. Il piano prevede infine uno stanziamento di 550 milioni per l'edilizia popolare. Le abitazioni saranno date in affitto con diritto di riscatto. We'll be right back.